ha preso il via la prima edizione del corso di formazione Provide, finanziato con fondi comunitari, che ha l'obiettivo di formare personale esperto nella presa in carico di rifugiati richiedenti asilo, vittime di violenza di prossimità durante il viaggio, ed è rivolto agli operatori che lavorano in hotspot, SPRAR e CAS, al fine di potenziare le proprie competenze e di applicarle nelle situazioni specifiche. Si tratta del primo percorso formativo europeo che prende le mosse da Trapani e che farà tappa a Palermo, Agrigento, Lombardia e l'estero con Spagna e Francia. La sociologa Ignazia Bartolini, project manager di Provide, ha aperto il ciclo di lezioni che sarà sviluppato su macro obiettivi: aumentare la sensibilità della salute, il benessere sociale di donne e uomini, minori e anziani, rifugiati, richiedenti asilo, vittime di violenza, mediante la formazione di personale qualificato, creare una rete nazionale ed internazionale di sostegno tra servizi sociali, unità sanitarie, comuni, ospitanti migranti in prima e seconda accoglienza, uffici di polizia e uffici giudiziari, oltre che alle organizzazioni no profit, finalizzata alla difesa delle vittime di violenza, consentire una gestione multidisciplinare del danno subito dalle vittime. Significativa la scelta della location dove si tengono i corsi: il centro polifunzionale per l'integrazione degli immigrati gestito dalla cooperativa sociale Badia Grande, in prima linea nelle attività di gestione e accoglienza degli immigrati. Cercheremo, attraverso queste edizioni del corso che si svolge in Sicilia, nelle sedi di Trapani, Palermo e Agrigento, ma anche a Milano, a Como, in Toscana, in Spagna e in Francia, di creare un sapere comune utile sul piano delle competenze tecniche, di un empowerment del know-how complessivo, ma soprattutto utili a creare una tendenza al contrario rispetto a ciò che oggi sta accadendo sul piano del fenomeno migratorio.